Signore e signori, buonasera. Non ce ne frega un cazzo della vostra libreria. Vi faremo vedere cosa vi siete persi. Adesso sprologheremo. Irene Jones ci presenterà un brano scelto a caso tra le nostre innumerevoli opportunità. Cosa abbiamo? Il prologo tratto dall'Antigone di Jean Anouilh, che potrete vedere più diffusamente alla Rinchiostra i giorni 20 e 21 agosto 2014. Prego. Scusi, signor Rinchiostra, come ce lo fa adesso? Piatto? Non può farci un piatto, ha una quinta di reggiseno, ce lo faccia abbondante. Ecco! Questi personaggi stanno per rappresentarvi la storia di Antigone! Antigone è quella piccola, magra, che è seduta là in fondo e non dice niente. Guarda dritto davanti a sé e pensa che tra poco sarà Antigone, che sorgerà improvvisamente dalla ragazza magra di carnagione scura, chiusa, che nessuno prendeva sul serio in famiglia, e si ergerà sola in faccia al mondo, sola in faccia a Creonte, che è suo zio, che è il re. Pensa che morirà, che è giovane. E che anche a lei sarebbe piaciuto vivere, ma non c'è niente da fare! Sì! Lei si chiama Antigone! Esagero! E sarà necessario che reciti la sua parte fino al mondo! E da quando questa storia è cominciata, lei sente che si sta allontanando a una velocità vertiginosa da sua sorella Ismene. Che chiacchiera! E ride! Sono un giovane! Da noi, si sta allontanando da noi tutti, che siamo qui belli tranquilli a guardarla. Da noi che non dobbiamo morire questa sera. Che sfida! Andiamo avanti e sfida. No, direi che possiamo cambiare registro. Anche perché non ho la seconda parte. Allora, cambiamo registro, lo facciamo trash. Abbiamo un bidone. Com'è il registro? Non lo so, ma vuole fare lei il registro trash? Che novella? Dai, mi piace così. Ecco, questi personaggi stanno per rappresentarvi la storia di Antigone. Antigone è quella piccola magra che è seduta là in fondo e non dice niente. Guarda dritto davanti a sé. Pensa che tra poco sarà Antigone, che sorgerà improvvisamente dalla ragazza madre di carnagione scura, chiusa, che nessuno prendeva sul serio in famiglia, e sorgerà sola in faccia al mondo, sola in faccia a Creonte, suo zio, che è re. Pensa che morirà, che è giovane, che anche a lei sarebbe piaciuto vivere, ma non c'è niente da fare, lei si chiama Antigone, e sarà necessario che reciti la sua parte fino in fondo. Da quando questo sipario si è levato, lei sente che si sta allontanando a una velocità vertiginosa da sua sorella Ismene! Che chiacchiere e ride! Sembra Beto che Ismene! Un giovane, da noi tutti, che siamo qui belli tranquilli a guardarla, da noi che non dobbiamo morire questa sera. Il giovane, di cui parla la bionda, la bella, la felice Ismene, è Emone, il figlio di Creonte, è il fidanzato di Antigone, tutto portava verso Ismene, la sua inclinazione per la danza, per i giochi, e la sua inclinazione per la felicità e il successo, e la sua sensualità. Anche perché Ismene era stata splendida nel suo vestito nuovo, lui è andato a scovare Antigone che sognava in un angolo, come adesso le sue braccia attorno alle ginocchia, e le ha domandato di essere sua moglie. Nessuno ha mai capito perché. E nessuno ha mai capito perché. Nella prossima che puntata. Che di merda. Prossimo registro. Facciamo fare a Paolo. Il registro alla Andrea Chicca. Ecco.
questi personaggi stanno per rappresentarvi la storia di Antigone. Antigone è quella piccola magra, là che è seduta là in fondo e che non dice niente. Guarda dritto davanti a sé, pensa che tra poco sarà Antigone che sorgerà improvvisamente dalla ragazza magra di carnagione scura, chiusa, che nessuno prendeva sul serio in famiglia, e si aggirà sola in faccia al mondo, sola in faccia a Creonte, suo zio, che è il re. Pensa che morirà, che è giovane, che anche a lei sarebbe piaciuto vivere, ma non c'è niente da fare, lei si chiama Antigone, sarà necessario che reciti la sua parte fino in fondo. E da quando questo sipario si è levato, questa è stata cancellata, lei sente che si sta allontanando a una velocità vertiginosa da sua sorella Ismene, che non so dove cazzo è, che chiacchiera e ride con un giovane, da noi tutti! Che siamo qui, belli tranquilli, a guardarla, da noi che non dobbiamo morire questa sera, il giovane con cui parla la bionda, la bella, la felice Ismene Emone, il figlio di Creonte. È il fidanzato di Antigone. Tutto lo portava verso Ismene, la sua inclinazione per la danza, i giochi, la sua inclinazione per la felicità, il successo, la sua sensualità. Anche perché Ismene era stata splendida nel suo vestito nuovo, lui è andato a scovare Antigone che sognava in un angolo come adesso, le sue braccia attorno alle ginocchia. Cazzo è Antigone? Va bene. Andrea, ti amiamo. E le ha domandato di essere sua moglie. Andrea, ti vogliamo Nessuno bene. Ha mai capito. Perché? Andrea, ti vogliamo bene. Che mondo di merda. Così va fatta Andrea. Che mondo di merda. Ok. Faccio le sue foglie. C'è un coso. Ok. Adesso il tema... Il melodramma l'hai già fatto più o meno. Sì. Ce la fai a uno comico? Bilanciamo, non ce l'ho mai. Dai, allora, scusate, mi metto da una parte del pubblico. Irene, Irene, ecco, se fai così, guardate, i miei occhi sono qua sopra. Ok, ecco, questi personaggi stanno per rappresentarvi la storia di Antigone. Antigone è quella là, piccola, magra, che è seduta là in fondo e non dice niente. Oh, guarda dritto davanti a sé. Pensa che tra poco sarà Antigone, È lei. Che sorgerà improvvisamente dalla ragazza magra di carnagione. Ma che roba è? Ma che c'è? Cioè, ti piace quella là, magra? No. Chiusa, che nessuno in famiglia prendeva sul serio. Non è l'apriscatole per una così. E si ergerà sola. Faccia al mondo, un passo indietro. Sola in faccia a Creonte. Creonte? Suo zio. Io no, è lo zio di quella vita davvero. Che è il re. Ah, no, allora per. No, il re magari mi potrebbe interessare. Allora, vedi dove? Il re. Il re di qua. Il re delle trash, ok. Pensa che morirà. Vabbè, è triste per forza, muore. Tutti moriamo. Che è giovane e anche a lei sarebbe piaciuto vivere, ma non c'è niente da fare, lei si chiama Antigone e sarà necessario che resti. E la commedia, signori e signori, è finita. Aspetta, no, andiamo avanti, dai, se va il pubblico non capisce. Ok, da quando questo sipario si è levato, lei sente che si sta allontanando a una velocità vertiginosa da sua sorella Ismene. Dai, Ismene. Ismene che chiacchiera e ride con ma un giovane. Ma chi lo fa Ismene? Io no, Ismene che chiacchiera e ride con un giovane e si sta allontanando da noi tutti, e che siamo belli tranquilli a guardarla perché noi tanto non dobbiamo morire stasera. Meno male. Allora, il giovane con cui parla la bionda, bella, felice Ismene, sì. È Emone. Giovane, eh? Giovane, sì. È il figlio di Creonte, infatti si assomigliano. È il fidanzato di Antigone, però parla con Ismene. No, no, mi sono appena lasciato. Ah, ok. Tutto lo portava verso Ismene. Sì. Una figa di questo è... Per la felicità e il successo, la sensualità, perché Ismene è stata splendida nel suo vestito nuovo. Ma male ci facciamo la dormita. Sono mediterranea, no, allora, è normale. Ismene, lui è andato a scovare Antigone. Sognava in un angolo e ha domandato di essere. Nessuno ha mai capito perché. Perché? Perché se mi tolgo gli occhiali non vedo un cazzo. Ah, ok. E vado da Antigone.
Va, va da quella burina, va. Andiamo avanti. Dedicato ad Andrea. Che mondo di merda. Direi che possiamo finire. Già. Grazie signore e signori, è stato un piacere. Alla prossima. Irene sei stupida. È venuto ripreso anche tu. Irene sei stupida due volte.